muscolosa con una R in più e tanti cavalli che urlano sotto al cofano. La Jaguar F-Type Coupé è una supercar adrenalinica che dispone di un pacchetto tecnico ad hoc per tirare fuori tutto il suo potenziale e mettere le ali. Aspetto sempre più racing con tratti sportivi evidenziati e con 8 cilindri da 550 cavalli che conferma le voglie racing della gamma Jaguar e appare come la perfetta alchimia tra lusso e prestazioni. Anche un bad boy come Il Freddo di Romanzo Criminale sceglie una cattiva come l'F-Type Coupé e scende da un salotto farcito di tecnologia allo stato dell'arte e materiali di massimo pregio. Tra le caratteristiche, questa vettura ha anche una tecnologia molto importante al suo interno, moltissime funzioni tecnologiche, tra cui mi piace ricordare la configurazione della dinamica di guida. La dinamica di guida può essere settata su un assetto sportivo, quindi con uno sterzo più rigido, sospensioni più corte, risposta dell'acceleratore veloce, risposta del cambio, tutte queste caratteristiche, anche lo scarico è più aperto. Ecco, ma la caratteristica unica è che anche il guidatore può sul touchscreen personalizzare questi aspetti, cioè se per esempio non vuole le sospensioni troppo rigide, vuole continuare a mantenere morbide, lo può settare. All'interno ci si lascia coccolare dalla strumentazione digitale e dalle finiture racing. All'esterno si appagano gli occhi con la linea che sembra disegnata dal vento. Sotto il cofano motore nasconde un poderoso V8 supercharged da 5 litri che sviluppa 550 cavalli di potenza ed è abbinato ad un cambio automatico ad 8 velocità ZF. Grazie a queste caratteristiche è in grado di raggiungere i 300 km/h e di passare da 0 a 100 in 4 secondi e 2. Votata le massime prestazioni anche l'aerodinamica della carrozzeria, grazie a diverse soluzioni studiate appositamente per una più efficiente gestione dei flussi d'aria, come l'estrattore posteriore e lo splitter anteriore. E il tutto poggia su cerchi in lega da 20 pollici che montano pneumatici ad alte prestazioni. L'assetto è ribassato, le sospensioni irrigidite, la lettera R contraddistingue il nuovo allestimento. Costa sicuramente meno di un caccia a reazione, ma non è per tutti e in pista si decolla.